In rovine del deserto ci sono un punto abilità e qualche piccola zona segreta. Parto già tornando alla fine del livello dopo che l'ho già finito, così da sveltire il processo. E tra l'altro c'è anche un trofeo. Ah, quindi non è. L'ho buggato io l'altra volta, a quanto pare, il nemico. Sì, l'ho buggato io l'altra volta. Allora, salendo di qui ci si può aiutare. Ah, grazie. Ok, salendo di qui si può raggiungere una cosa indispensabile per un trofeo. Là sopra c'è una gemma e una vita extra, e un trofeo si sblocca in questo livello trovando le due vite extra nascoste. Dopodiché qui c'è una... Vabbè, non volevo prendere il vortice, però lì sotto c'è una zona con Hunter e la manta, una zona subacquea. E se si distruggono tutte le alghe grazie ai missili della manta, si può ottenere punto abilità. È una cosa molto simile a quella di Spiro 2 nelle torri acquaria. Per fortuna qua c'è una creaturina. Ah, no, pensavo di aver preso quella speciale. Ok, dopodiché probabilmente una vita era là in fondo, vero? O forse ci sono soltanto gemme. Si deve clonare sulla mano e poi raggiungere quella piccola alcova là in fondo. E inoltre, venendo da questa parte, si può planare su questa mano, su questo braccio. E anche qui si trovano gemme e un uovo. Qui sopra. Là c'è la zona di Scila, ma non c'è nessun segreto in quella, è abbastanza lineare. E c'è questa piccola cavernina, più o meno piccola e più o meno segreta, in realtà non lo è così tanto. C'è un uovo, c'era un uovo poco lì in fondo, su quella piattaforma. E dopodiché, uscendo da questa parte, si trova anche la chiave che è necessaria per aprire il forziere chiuso a chiave all'inizio del livello.